della scuola sottufficiale di Marina Militare di La Maddalena sfida ora la compagnia storica della Marina. Ufficiali e sottufficiali della tenuta in uso durante la prima guerra mondiale, nel corso della quale si distinsero i valorosi volontari dei primi mezzi d'assalto della Regia Marina, antesignani dei moderni incursori, uomini caratterizzati da prestezza, audacia, costanza e spirito di sacrificio, tutti valori che sono alla base dell'impegno quotidiano degli uomini e delle donne della Marina di oggi. Celebrare il bicentenario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri, che ricorre quest'anno, una compagnia in uniformi storiche dell'Arma dal 1814 alla Guerra di Liberazione, preceduta dalla bandiera della Scuola Pieni Carabinieri di Reggio Calabria. L'Arma dei Carabinieri, da quel lontano 13 luglio 1814, ha accompagnato generazioni di italiani, prendendo parte a tutti gli eventi che hanno caratterizzato più di 500 anni di storia d'Italia. Dal risorgimento alle guerre di indipendenza, dalle campagne per l'unità alla lotta al brigantato, dalla grande guerra a quella di liberazione, dal contrasto della mafia alla lotta al terrorismo, fino agli odierni impegni internazionali per la pace e la sicurezza. Preceduta dalla bandiera della Legionalieri di Bari, sfila una compagnia